pesante, noioso, c'è stato chi giocaio nel secolo tale, eccetera, no? E invece anche per questo ci vuole un approccio personale. E io non ho ancora letto l'antologia, il libro nuovo, ma l'altro libro sulla letteratura, sulla storia della letteratura araba del professor Rabie mi è piaciuto moltissimo per questo taglio personale che coinvolge, cioè non è un'elencazione di personaggi, eccetera, ma proprio ha un taglio personale che lo rende coinvolgente e quindi leggerò sicuramente anche l'antologia nuova. Grazie, io ringrazio tutti, credo che se nessun altro vuole intervenire possiamo ritenerci personalmente molto soddisfatti dell'andamento di questa giornata e di aver imparato tante cose e attendere con pazienza gli esiti, un quarto volume, un quinto e tutte le altre cose. Tra editore e autore, insomma. C'è un conflitto. Diciamo che i libretti sono pieni di foto bellissime, che appunto c'è qualcuno che dovrà fare le foto, gliele hanno fatte fare, molto belle. Purtroppo nella stampa digitale è bianco e nero, anche uno dei classici book, invece se comprate uno scatto da sé è a colori veramente eccezionale. È un piccolo problema che ancora nella stampa digitale costerebbe moltissimo stampare, dato che è a colori, il prezzo non sarebbe per 15 euro previsti così, ma quasi triplicato, se non quintuplicato, però ecco, è un piccolo dettaglio, purtroppo nella stampa digitale che noi facciamo c'è questo piccolo handicap, per dirvi che però le foto sono veramente eccezionali, non belle come quelle del professore. C'è anche il link. Ringrazio il Caprarne, Massimo Lerner, che è stata eccezionale nell'organizzarci e siamo a disposizione, grazie. Elena, Marilena, che ho iniziato molti anni qui con i corsi, professor Serravia, Alberta e tutti i nostri, diciamo, ospiti, molti che conosco, che fanno i corsi di Arabo. Grazie tantissimo anche arrivando anche Franco, che è arrivato l'ultimo. Grazie tanto.